Ciupitone, ragazzi, questo gioco di precisione. Allora, andiamo a spiegare le regole base. Allora, bisogna tirare le palline prima per forza in quest'area che vedete in un materiale elastico sulla quale queste palline leggere rimbalzeranno. Non è possibile quindi tirare direttamente, deve essere tirato mediante rimbalzo. In qualsiasi casella la biglia entri, fa i punti della casella relativa. A meno che sia dello stesso colore, allora il punteggio viene triplicato. Vedete, qua sono già riassunte le moltiplicazioni. Allora, partiamo con la sfida. La sfida, uno contro l'altro, quindi non per il record, si gioca palline gialle e rosse contro bianche e blu. La somma dei punti dei vari colori è esattamente identica per tutte e due le squadre. Per cui a fine partita chi avrà più punti vincerà. La partita si svolge su due manche, quindi all'inizio, dopo averle tirate tutte, si girerà il campo in modo che un giocatore abbia di fronte degli altri numeri, altre caselle, e potrà recuperare tutte le palline rimaste sul campo e ritirarle una seconda volta. Il ciupito centrale vale 20 punti e ha la facoltà di recuperare due palline a scelta dal campo, chiaramente le proprie palline se si gioca in sfida o quelle che si vuole quando si gioca in squadra. Non si possono centrare più di 4 palline in tutto, quindi 2 palline a testa in caso di sfida, per evitare di accanirsi sempre su quello dato il suo valore. Vai! Subito un tiro fantastico da 5 punti. Quindi si lasciano lì dentro, i calcoli si faranno alla fine. Attenzione, non ho detto che c'è questa intercapedine sotto da 3 punti di penalità. Niente, sono comunque, ho realizzato 5 punti. Passiamo alle rosse, dentro il piano superiore. Ah, mancata, 2. L'ideale è fare queste davanti perché una volta che il campo viene girato, queste palline passeranno dal lato opposto e saranno molto più difficili da inanellare. Vai avanti. 4 rosse. Tenta di recuperare. Tenta di recuperare con la casella viola. Non va. Con la gialla qui. Oh, è stato un ciupito involontario che comunque varrà 20 e non ne potrò più fare, purtroppo. Wow. Quindi potrà ritirare e recuperare, perché nella sfida non conviene lasciarla, perché il valore negativo di ogni casella vuota è solo nella partita a punti in coppia, quindi in sfida non esiste. Sì, una 4. Non va neanche questa. A questo punto si gira il campo e ognuno raccoglie i propri cadaveri. Quindi tu ne hai? 4. Ne ho 4 anch'io, perfetto. Altri 2 punti. Bene, un 5 blu. Vediamo col rosso. Ah, non va. Niente, io ho l'ultima pallina. No, era entrata nel rosso e poi è andata nel negativo. Tenta un ciupito. Ah, per praticità spostiamo. Allora, gialle e rosse. Andiamo di gialle 2, perché è normale. Due. Il colore è sbagliato. Più 2. Questa si triplica, quindi 9, 7 punti. 7 più. Allora, 12 punti, la rossa. 2 e 2 ciupiti, quindi 40 punti, 20 4, e 20. 0. Meno la negativa, che sono 3 punti. 3 uguale 7, 1. 71 è il punteggio del giocatore rosso. E invece andiamo a calcolare i blu e i bianchi. Tutto. Allora, 2. 2 più. 6 punti con la bianca. 6 più 4 e 4, 8 punti. 8 più 5. 5 più. Qua c'è un bel triplo da 5, quindi 15. 5 3 più 3. E negative sono 6 punti di negativa. Meno 6 uguale 3. 3. Bastonata, 71 a 33. Dai, una bella partita comunque. Ok, partiamo con questa coppia, quindi i due giocatori sono nella squadra insieme. All'inizio, se si vuole, si possono fare 3 tentativi per partire bene.
Quindi io tenterò subito una 5 o alta o bassa. Non va. Non va. E questo come andrà? Andrà. Perfetto! Sì. Quindi sono 15 punti. Si possono ottenere in tempo reale, essendo una partita unica. Vai. Niente. Ok, tento il 2. Sì, triplicato. Non va. Rincaro col 5. Perfetto! 3 su 3, ragazzi, 15. 5 più. Ricordo qua che anche tutte le caselle vuote a fine partita saranno meno 3 punti, quindi è importante metterne più possibile. Allora tenterò questa 2 bassa. Ma che meraviglia, ragazzi, sono una macina proprio. 6 punti. Oh, 4. Bene, 4 punti, 4 perché non è nel colore esatto. Vado a rincarare di blu. Non va. I ciupiti sono 4 possibili in tutta la partita. Ritiro e recupero. Ritiro e recupero. Ah, si è entrata in ritiro e recupera, ottimo. Allora la lasciamo lì, così evitiamo di pagare 3 punti di penalità e ne recuperiamo comunque una. Okay. 4. Benissimo, 12. 4 triplicato. 1, 2, più. Ritento un ciupito. Tento il ciupito. Sì! Preciso, sono 20 punti. 2-0 più. E 2 palline recuperabili, che di qualsiasi colore, perché tanto siamo in squadra insieme. Quindi cerchiamo di recuperare anche una blu, che sono le più pesanti come punti. Sì! Ottimo, altri 20 punti. 2-0 più. E recuperiamo altre 2 palline, quindi direi una rossa e un'altra blu. No, va bene, però una casella libera, sono 3 punti. 3 più. Ultima anche per lei. Ok, allora si raccolgono le palline. Nella raccolta finale si lasciano tutte nello stesso contenitore e ognuno pescherà. Abbiamo girato dunque il campo. Mi aspettare a fare i ciupiti per avere un po' più di palline sul campo. Quindi io proseguo, tenterò l'ultima blu con questo doppio rimbalzo. Ed è meravigliosa, 15. Sì, ancora col doppio rimbalzino. Ritira e recupera. Sì, sì, vai, grande. Un bel 12. Allora, ci sono ancora un po' di bianche. A questo punto io tenterei un ciupito. Abbiamo ancora 2 a disposizione. Sì! Niente, una rossa a lei, una rossa a me. Ah, peccato, la prima negativa. Ora tenterò una 2 bassa. No, va bene, comunque riempie una 4. E io tento un ultimo ciupito, visto che abbiamo ancora uno spazio. No, bordino. Tentalo anche tu. Tento io. Dai. E recuperiamo altre 2. I ciupiti non possono più essere fatti, quindi in caso finisse dentro va ritirata. Quindi prendo una gialla, io prendo una blu e cerco di fare questa. Oh, non sale abbastanza. Tento il ritiro. Sì, conviene tentare il ritiro e recupera, visto che non si possono più recuperare tramite il ciupito. Vai, provaci. Sì, e ne recupera un'altra, quindi le può ritirare una e l'altra la tirerò io. Ah, non va. Tenterò la 2 o la 4. No! Allora, andiamo a sottrarre i negativi, che sono 3 di pozzo. Meno 3, meno. E di caselle vuote, che sono 3 alla fine, quindi 9 uguale 1, 5, 4. 154, cavolo, siamo con solo 3 caselle vuote, siamo andati vicinissimi al bonus del ciupitone da 60 punti. Comunque, questo gioco è anche divertentissimo, volendo proprio riempire anche il bicchierino. Si può fare un'indianata, insomma, io non vi ho detto niente. Divertitevi con tutti i meravigliosi giochi della Forever Children!